Fateci sentire! Anche il sindaco di Prato La Peligna, come altri sindaci del comprensorio, presenti qui questa mattina per difendere l'ospedale di Sulmona. Prato la aveva fatto una proposta, noi il sito ce l'abbiamo, è ancora valida? È valida, ma oggi non si tratta di sito, si tratta di sanità nella Valle Peligna, per cui siamo tutti insieme a combattere per una unica lotta e per un unico obiettivo, quello di salvare la salute di tutti quanti i cittadini della Valle Peligna. Quanto è importante partecipare ad una manifestazione come questa? È importante mai partecipare perché chi rappresenta il popolo e la popolazione con il ruolo di sindaco deve essere sempre presente quando si tratta di salute, quando si tratta di temi importanti per la vita e il futuro dei cittadini. Quanto è importante per Sulmona salvare l'ospedale? Ma è determinante, prima perché questa è la prima lotta che cominciamo, ne faremo altre, perché è assolutamente impossibile che questo territorio venga quotidianamente dimenticato. Altri territori hanno alzato la voce e sono ascoltati. Il nostro probabilmente non ha avuto così questa voce forte. Oggi comincia un'epoca nuova. Anche Sulmona farà sentire la sua voce, il suo territorio soprattutto, per cercare di capire che qui i servizi devono rimanere all'altezza dei tempi e il servizio sanitario è il primo e più importante per il cittadino. Serviva una manifestazione di questo tipo, tutto il resto ha fallito. Il resto è tutta chiacchiera, ipotesi, siamo ancora alle ipotesi di come spostare l'ospedale, di che cosa fare dell'ospedale, addirittura l'ultima ipotesi è meravigliosa, da 168 a 108 posti letto, mi sembra veramente siamo all'assurdo, stiamo giocando con la salute dei cittadini di questo territorio. Quanto è importante salvare l'ospedale di Sulmona? Io credo che sia fondamentale, basilare, quindi non ci dovrebbe nemmeno porre il problema. Come associazioni di donatori noi siamo qui presenti proprio per manifestare contro l'ipotetico e paventata chiusura dell'ospedale e soprattutto del ridimensionamento del centro trasfusionale, che è una grande iattura per tutta la città e soprattutto per chi usufruirà dei servizi dell'ospedale. Anche l'Avis quindi è presente stamattina. Beh, non poteva non essere presente proprio per la sua funzione sociale. Onorevole Pelino, anche lei presente stamattina per salvare l'ospedale di Sulmona, quanto è importante? Beh, assolutamente per noi è una realtà importantissima, ma io direi che siamo tutti qui per poter sostenere le preoccupazioni che ci sono in questo momento, sia perché verrà dismessa un'ala vecchia che è stata dichiarata inagibile e poi perché su un piano sanitario regionale si possa sempre tener conto di questa grande realtà per noi. A chi vede la sua presenza un po' contraddittoria qui stamattina, in quanto appartenente a un governo che sta facendo tagli alla sanità, come risponde? Ci siamo tutti noi, io penso di rappresentare in questo momento un governo che sta faticosamente cercando di tenere i conti abbastanza fermi. Il taglio alla sanità riguarda più che un taglio, è un ottimizzare le risorse, evitare sprechi, non ce lo possiamo più permettere. L'importante è che alcune realtà come quella di Sulmona e come ce ne sono tante altre siano sempre un punto grande di riferimento per un comprensorio tra l'altro molto vasto. Io sono abbastanza fiduciosa, voglio dire, sicuramente vigileremo su tutto questo perché non accada, sono convinta che i posti letto saranno quelli e saranno rispettati. Io dico che in questo momento è giusto manifestare, ma mi sembra una manifestazione anche pacifica e tranquilla, dove vedo che ci sono
le forze politiche, le rappresentanze sindacali, gli stessi cittadini, quindi voglio dire è giusto, quello che viene dal popolo bisogna sempre ascoltarlo. È importantissimo, come si fa senza l'ospedale? E poi insomma, invece di lavorare per migliorare le cose qui ogni giorno andiamo peggio, non va bene così. Come vede la manifestazione di oggi? Partecipata? Sì, sì, penso di sì, un successo. E speriamo che continuare così. C'è poca gente? Tutti gli indorni dovevano venire per fare questa manifestazione, che è molto importante. Scherziamo. Beh, la gente sembra essere... Non troppa, perché a Vezzano in altre parti partecipano di più. I politici però ci sono. Non li vedo, non li conosco, perché sul mondo non ci sta nessuno, nessuno ci difende. Perché partecipare questa mattina alla manifestazione per l'ospedale? È importante, la salute riguarda tutti, non si può non far caso a certe cose. Per cui bisogna lottare veramente, seriamente. Come ripeto, la salute tocca tutti, non c'è nessuno esente immune da malattie. Per cui guardiamo un po' a salvaguardare perlomeno il nostro ospedale affinché la gente possa usufruire dei servizi. Siamo un gruppo di studentesse. Quale scuola? Istituto d'arte. Perché avete deciso di partecipare alla manifestazione stamattina? Vabbè, perché crediamo che il diritto alla vita sia un diritto inevitabile. E il nostro scherzo praticamente rappresenta la morte della sanità, la sanità malata, eccetera eccetera. Quindi vi sentite diciamo in prima fila in questa lotta? Sì, direi di sì. E pensate che possa avere un risultato positivo? Speriamo di sì. Quanto è importante partecipare alla manifestazione per salvare l'ospedale? Molto importante. Per prima cosa la salute pubblica bisogna rispettare su questo territorio. Lei chi rappresenta? Cos'è questa bandiera? FIAS. Prima agli altri. Si sente in prima fila in questa battaglia per l'ospedale? Sì, assolutamente. E pensa che questa manifestazione possa servire? Sì, penso proprio di sì. Bisognerebbe comunque politicamente intervenire con maggior forza. Come mai ha deciso di partecipare a questa manifestazione? È molto importante comunque, se fare certe manifestazioni servono, non è che sono superflue oppure servono. Vede una partecipazione massiccia dei cittadini? Sì, abbastanza comunque, anche se sono basso, non è che li vedo tanto, ma comunque sembra di sì. Grazie. Prego. Anche il Partito Socialista partecipa alla manifestazione a salvaguardia del nostro ospedale. Quanto è importante essere qui oggi? È importante perché i servizi devono arrivare ai cittadini, la sanità è un servizio e quindi deve arrivare ai cittadini e non devono essere i cittadini a rincorrere il servizio dalla sanità. Per cui una politica come quella della Regione Abruzzo, fatta di tagli di personale e di servizi, è assolutamente dissennata e deve essere fermata. Eppure stamattina sono presenti anche politici che appartengono al governo dei tagli. Come si spiega questa partecipazione? Sono presenti politici di Sulmona che devono stare in piazza per lottare per Sulmona e per il servizio sanitario della Valle Peligna. E siamo stati noi socialisti a chiedere che fosse una manifestazione unitaria. Come va questa manifestazione per salvare l'ospedale? Speriamo che ci sentano quelli che sono i politici pure locali, si devono muovere prima, non quando è già tutto fatto. Serviva una manifestazione di questo tipo, altrimenti fosse per i politici. Per l'amor di Dio, questa vallata, guarda, solo l'ospedale manca che chiudono, dopodiché c'è rimasto più niente.
È importante farlo anche per un discorso di equilibrio territoriale. Noi siamo l'unico polo raggiungibile facilmente da Castel di Sangro e da Popoli, che recentemente è stato ridimensionato. Togliere anche a Sulmona reparti importanti, fondamentali per la vita e per la salute dei cittadini, è criminale, perché dobbiamo mantenere il nostro diritto a nascere in questo territorio, a poterci curare, soprattutto per le persone che hanno dei mali, che necessitano di terapie importanti, immediate e conseguentemente date in maniera veloce. Pensa che questa manifestazione possa avere dei risultati positivi? Sicuramente è un orgoglio per i cittadini essere presente oggi e sollecitare con la partecipazione la responsabilità dei politici, che devono ricordarsi di essere amministratori e non soltanto persone che vanno lì a prendere uno stipendio. Quanto è importante salvare l'ospedale di Sulmona? Chiudendo l'ospedale di Sulmona, Sulmona diventa una città fantasma per me, che non sono di Sulmona, però vivo a Sulmona. E mi dispiace perché tutte le persone, indifferentemente, hanno bisogno di questo ospedale, bambini, anziani, in generale. E quindi dobbiamo lottare per le nostre, diciamo, esigenze in generale. Grazie. Cittadinanza. Buongiorno. Perché? No, veramente. Allora chiediamo a lui. Anche i giovani in prima fila per salvare l'ospedale di Sulmona, perché? Beh, perché la manifestazione di oggi veramente, secondo me, andrebbe letta sotto tanti punti di vista e per questo è importante. Innanzitutto, ecco, nello specifico, quindi per la tutela e la salvaguardia di un presidio ospedaliero e quindi direttamente per la difesa di quelli che sono i diritti alla salute, alla previdenza, alla sanità, al benessere di un territorio. Scusatemi, perché, dai, una domanda veloce, mica siete qua solo per divertirvi, dai, perché siete qua stamattina? Per protestare contro la chiusura dei reparti all'ospedale. Perché la sentite così forte questa protesta? Perché comunque è una cosa che riguarda noi giovani soprattutto da vicino, in quanto saremo noi quelli che dovranno usufruirne in futuro. Anche la provincia presente qui stamattina per salvaguardare l'ospedale della Valle Peligna, quanto è importante partecipare oggi? Sì, siamo presenti in segno di vicinanza perché crediamo che in realtà l'ospedale debba essere salvaguardato in tutto e per tutto. Oggi anche la stessa presenza del manager in realtà ci conforta in questo, ci ha appena dato delle indicazioni di carattere tecnico. Noi siamo più abituati ad operare fattivamente e concretamente, per cui riteniamo che le decisioni vere e la salvaguardia vera non sia poi effettivamente questa manifestazione, ma sostanzialmente siano i tavoli davvero operativi, i tavoli regionali, tavoli ministeriali, e in questo il manager questa mattina è stato abbastanza ottimista. Ovviamente si ragiona per quello che si potrà fare, crediamo che ci siano buone possibilità, vedremo che cosa succederà nel proseguo. Quanto è importante salvaguardare l'ospedale di Sulmona? Fondamentale a mio modo di vedere salvaguardare l'ospedale di Sulmona. Sulmona, anche se ha una popolazione ridotta rispetto agli altri centri dell'Abruzzo, tipo la zona di Avezzano, la zona dell'Aquila, ha comunque un territorio estremamente frastagliato. Assicurare la sanità a tutti quanti i cittadini è fondamentale. Come vede la partecipazione di politici al di là degli schieramenti qui stamattina? La vedo come estremamente positivo, vorrei che questa partecipazione però ci fosse sempre. Non che i politici di volta in volta, a seconda delle situazioni, a seconda della consentitemi la parola, dell'incazzatura della gente, partecipano e si danno da fare per il loro territorio.